Ciao a tutti! Oggi con questo video tutorial voglio finalmente farvi vedere come si utilizza questo attrezzino che è il lago magico o lago spugna, visto che qualcuno lo chiama anche in questo modo. È un metodo di ricamo simpatico per realizzare un ricamino molto molto particolare su qualsiasi tipo di stoffa o lavorazione noi vogliamo utilizzare. Lo trovate alla Tessiland e nella confezione avrete l'ago magico, tre aghi, uno già montato e due di diverse dimensioni, nonché poi l'infilago. Io mi avvalgo anche di un infilago normale, di un paio di forbici e di una pinzetta per stringere e allargare la rotellina. Si smonta in questo modo, si toglie il tappino retro e poi si sfila tutto il corpo, vedete, all'interno. Togliamo l'ago facendo una rotazione e facendolo uscire dalle guide. Se voi vedete, l'ago ha due perni laterali, vedete uno e uno due, e l'apertura dove si inserisce, la scanalatura dove si inserisce, ha le due scanalature in corrispondenza alle linguette del lago. Ora noi per il nostro tutorial utilizzeremo l'ago più sottile. Le vado ad inserire nelle scanalature in questo modo e vado a girare in modo da bloccare l'ago. Poi riprendo il corpo e lo vado ad inserire all'interno del lago, della struttura. Qui avete un pernettino metallico che deve entrare nelle guide, così. Arrivate in alto e stringete. Ora le tacche servono a regolare la lunghezza del punto. Quindi io lo metto al massimo perché ora vediamo di fare un punto lungo per farvi vedere bene e vado a stringere con la mia pinzetta in modo che non si muova l'ago quando vado a lavorare. Ora prendo l'infilago lungo, entro dalla punta dell'ago, così. Esco, vado fino in fondo, poi prendo il tappino che è bucato, faccio passare l'infilago anche attraverso il tappino e chiudo. Ora prendo il filato che ho scelto, in questo caso io utilizzerò il Perlé Egitto numero 8, sempre Tessiland, e vado ad inserire, vado ad allargare leggermente le due alette dell'infilago in modo da inserire più agevolmente il filato, così. Ora tiro e faccio passare il filato attraverso l'ago, così lo tiro un po' in dentro. Poi inserisco nuovamente l'infilago all'interno del buchino, potete utilizzare sia l'infilago che questo qui che si utilizza per gli aghi normali. Lo allargo leggermente nuovamente, faccio passare il filo all'interno e poi lo tiro dentro. Adesso il filo è posizionato all'interno del lago. Ora vado a preparare il fondo, quindi mi raccomando, chiudete, tappate sempre i vostri aghi, quelli che non utilizzate, perché se li spuntate non li usate più. Adesso apro il mio telaio, posiziono un pezzo di stoffa dalla parte del rovescio verso l'alto, il dito deve stare sotto, quindi noi lavoreremo sul rovescio della stoffa. Quindi ora prendo un pezzetto di stoffa. La vado a inglobare nel telaio e vado a stringere. Anche in questo caso mi avvalgo delle pinzette perché la stoffa deve essere molto molto tesa nel telaio, quindi deve essere ben stretta all'interno delle due ruote. Quindi tirate bene. Una volta che avrete teso bene la stoffa nel telaio, procederete con il disegno, se non lo avete già. Se avete già una stoffa, comunque con un disegno, posizionerete il disegno dalla parte del rovescio.
verso di voi. Io adesso in questo caso non ho un disegno, me lo devo fare e il disegno lo faccio a diritto, quindi faccio un cuoricino per farvi vedere come si utilizza, faccio un cuoricino così. E ora lo ripasso sul rovescio. Quindi in trasparenza vado a riprendere il disegno che ho fatto sul diritto. In questo modo. Ora sono pronta con il ricamare. Entro con l'ago nella stoffa. Vado fino in fondo se voglio fare un punto lungo. E vado immediatamente accanto, devo fare dei punti molto molto fitti, uno attaccato all'altro. Così. Vedete, dovete fare tutto il bordo del lavoro, così. Tenete il dito sotto vicino al, ovviamente, tanto lo sentite, lo vedete, vicino all'ago per tenere ben tesa la lavorazione, soprattutto se state utilizzando una stoffa molto leggera come nel mio caso, perché non avevo una cosa più spessa per farvi vedere bene, quindi ho dovuto per forza usare questo tipo di stoffa. E spingete l'ago in fondo, uscite fuori e andate accanto, uscite fuori e andate accanto e procedete così per tutto il perimetro. Adesso sfiliamolo un attimo così lo rivediamo. Ve lo faccio vedere lateralmente. Entrate nel punto, uscendo, uscite sia con il filo che con l'ago. Vedete? Così. Poi entrate nel punto successivo e con il dito tenetelo il primo punto, perché i primi, soprattutto le prime volte che lo utilizzate, vedete? In questo modo uscite, entrate accanto. Uscite, entrate accanto, uscite, ora ricamare al contrario è una favola, eh? Entrate accanto, ora mi pongo sicuro, vedete, uscite, entrate accanto. E procedete con la bordatura prima di tutto il progetto. Mi raccomando, non tirate fuori troppo l'ago, eh. Dovete appena appena tirarlo fuori dal bordo, perché se lo tirate fuori, risfilate il punto. Quindi tirate fuori appena appena l'ago dal bordino e poi lo rinfilate. Appena appena e lo rinfilate. Così accanto, poco poco e subito accanto. Appena la punta dell'ago esce, la rinfilate nel punto accanto, così. E procedete inizialmente con il bordare tutto il contorno. Una volta che avrete terminato di bordare una volta, procederete con la bordatura doppia, nel senso andrete a ribordare nello stesso bordino, quindi ripasserete un'altra volta dove siete già passati. Per riempire bene tutti gli spazi. Quindi rientrate nuovamente e rifate il passaggio una seconda volta. Una volta che avrete terminato di bordare per la seconda volta, procederete con la lavorazione interna, quindi andrete a passare l'ago all'interno del ricamino che volete fare. Quindi entrate con l'ago. Fino a riempire completamente tutto il lavoro. Più fitto farete il lavoro nel rovescio del vostro lavoro, più bello vi verrà il ricamino dal diritto. Guardate come viene, vedete? Viene questo effetto spugnetta che poi voi potete lasciare così a effetto punto pelliccia,
che è molto molto carino per fare delle patch, per fare dei disegnini carini anche sulle lenzuoline, negli asciugamani, sono veramente simpatici. Se no potete anche decidere di tagliarlo, accorciarlo e fare l'effetto tappeto. L'effetto tappeto in pratica è questo, voi tagliate dagli anellini e andate ad accorciare, vedete, così, a effetto erbetta. Così. E questo va bene se volete appunto realizzare un tappeto. Così. E cambia completamente. Vedete? Così diventa un ricamo più effetto spugna. Ed è simpatico anche così, volendo. Dipende poi dai vostri gusti. E ora io procedo col terminare di ricamare. Quindi più volte voi entrate all'interno della lavorazione. Se vi si allunga il filo dalla parte del rovescio, vi basta tirarlo dal retro, eh? Lo tirate e tornate a regolare. E vi dicevo, più lo fate fitto e più pieno viene e più bello viene il ricamo. Quindi procedete con riempire bene tutto il vostro lavoro. Una volta che avrete terminato con riempire tutto il ricamino, sollevate il filo, lo tagliate. Poi prendete un ago, entrate all'interno di un po' di punti lavorati così, senza tirare, fate, ecco, 2 o 3 punti, poi dopo potete tirare. Fate un punto asola. Tirate bene a questo punto e poi così. Poi voltate il lavoro e l'effetto pellicetta è questo qua. Vedete? È molto molto carino fatto sia così che tagliato come vi ho fatto vedere prima. Ora qui c'è la parte, quella che avevo tagliato io prima. Vedete, però anche l'effetto così, l'effetto pellicetta è veramente delizioso. È proprio carino, carino, carino. Se volete fare dei ricamini anche sui golfini dei bimbi, quando fate un golfino magari semplice, semplice, fate un ricamino in questo modo e arricchite il vostro golfino, il vostro capo. Ci vuole veramente poco perché avete visto, basta entrare e uscire con l'ago e è veramente facilissimo. Questo è realizzato con la punta d'ago più sottile. Con gli aghi più spessi potrete decidere di utilizzare anche dei filati più spessi per fare appunto dei ricami più corposi. Utilizzando dei filati più grandi farete dei ricami ovviamente più grandi. Potete realizzarci dei cuscini, dei tappeti, veramente ci potete fare, potete scatenare la vostra fantasia con questa tecnica. Bene, a questo punto il tutorial è terminato. Io spero di aver accontentato le tante amiche che mi hanno appunto chiesto come si utilizza questo particolare attrezzino. E avete visto, è veramente molto molto semplice, però ovviamente come tutte le cose, se uno sa come si fanno, diventa tutto più semplice. Bene, a questo punto non mi rimane che salutarvi, ringraziarvi come al solito per avermi seguito. Vi aspetto tutti sul gruppo di Facebook, gli amici dell'Angolo di Chris. Vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo tutorial.